Ho sentito uno strano rumore provenire dalla turbina, poi è stato il buio. Disperazione, smarrimento, panico. Nelle testimonianze degli operai sopravvissuti al disastro si avverte ancora il terrore vissuto in quei momenti. Usciti dall'incubo, il loro pensiero è subito andato ai colleghi che non ce l'hanno fatta. Le immagini e le parole legate alla tragedia avvenuta nei giorni scorsi alla centrale idroelettrica di Bargi, sul versante bolognese dell'Appennino, saranno impossibili da cancellare. Era martedì 9 aprile, 14:30, quando una violenta esplosione, percepita in tutta l'area circostante, ha devastato la struttura che si estende per 10 piani in profondità sulle sponde del lago di Suviana. All'interno, 15 persone erano al lavoro. Purtroppo, per alcuni di loro, l'enorme edificio sommerso si è trasformato in una trappola mortale. Le vittime estratte dai vigili del fuoco sono 7: Mario Pisani, Pavel Petronel Tanase, Vincenzo Franchina, Adriano Scandellari, Paolo Casiraghi, Alessandro D'Andrea e Vincenzo Garzillo. Tutti erano lavoratori esperti, selezionati per la loro competenza. Di fronte alla catastrofe, però, non hanno potuto fare nulla. È stato un inferno. Chi ne è uscito indenne ha cercato di raccontare l'accaduto. Ho visto la fiammata e poi il fumo. Ho sentito lo scoppio, ha spiegato il superstite Pier Francesco Firenze. Sul luogo sono giunti prontamente decine di soccorritori, ambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e dei pompieri. Uno dei primi ad entrare nella centrale per valutare la situazione è riemerso con uno sguardo incredulo. Ragazzi, è un disastro. C'è stata un'esplosione all'ottavo piano. Sono arrivato fino al settimo, ma non sono riuscito a scendere più giù. Ci sono continue esplosioni, è terribile, impressionante. Mi tremano ancora le mani. Gli inquirenti si occuperanno di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. La Procura di Bologna ha avviato un'inchiesta per disastro e omicidio colposo, iniziando la raccolta dei documenti pertinenti e pianificando di ascoltare ufficialmente i testimoni oculari. Al momento è difficile spiegare le cause dell'esplosione. È stato un malfunzionamento, un difetto nell'impianto oppure un errore umano? Per comprendere l'accaduto è essenziale avere una visione chiara della struttura e del suo funzionamento. Ci troviamo nella frazione di Bargi, Camugnano, dove si trova una delle 4 centrali idroelettriche di un sistema di laghi che include, oltre a quello di Suviana, il Brasimone, Santa Maria e Pavana. Questa centrale, gestita dall'Enel, è la più potente dell'Emilia-Romagna e un punto di orgoglio per tutta la regione, avendo contribuito a riattivare l'elettricità in tutta Italia dopo il blackout del 2003. L'impianto può essere paragonato a un grattacielo rovesciato che si estende in profondità. Dal primo piano sotterraneo partono pozzi verticali che arrivano al fondo della centrale. L'energia viene prodotta facendo ruotare una turbina grazie alla caduta dell'acqua, che è scambiata tra i vari bacini. Questa rotazione muove un alternatore, trasformando l'energia meccanica in elettricità. Al momento dell'incidente si stavano effettuando dei lavori nell'edificio, un intervento pianificato e affidato a società esterne considerate esperte. In breve, il piano prevedeva il collaudo di una turbina dopo un intervento di manutenzione. Tuttavia, un'esplosione tra la turbina stessa e l'alternatore ha causato un impatto che ha fatto crollare il solaio tra l'ottavo e il nono piano, danneggiando i condotti di refrigerazione. Di conseguenza, il nono piano, situato a oltre 40 metri di profondità, è stato allagato. Acqua, fuoco, detriti e denso fumo hanno reso l'ambiente estremamente pericoloso. I soccorritori, con coraggio e in condizioni estremamente difficili, hanno raggiunto il fondo della centrale indossando tute speciali e portando con sé bombole d'ossigeno. I sommozzatori hanno sondato le profondità buie con le loro torce, navigando tra i rottami per cercare i dispersi. Giuseppe Petrone, responsabile del servizio sommozzatori, ha descritto: «È stato uno degli interventi più difficili che sia stato chiamato a gestire nella mia carriera. Le condizioni sono simili alle attività che abbiamo sviluppato nell'ambito della Costa Concordia, perché l'ambiente è difficile, la visibilità è praticamente nulla».
Giovanni Cirmi, comandante dei sommozzatori della Guardia di Finanza di Rimini, ha cercato di delineare la situazione subito dopo l'esplosione. «Ho visto pareti spesse 1,80 m letteralmente sfondate, come fossero di cartongesso. L'esplosione deve essere stata tremenda. Le parti metalliche della turbina sono state proiettate in ogni direzione. Non avevo mai visto una cosa del genere. Deve essere stato spaventoso». È probabile che i tecnici sul posto abbiano avvertito qualcosa di anomalo poco prima del disastro. Un rumore sospetto, forse, che li ha spinti a cercare la via di fuga. Alcuni sono stati più fortunati e sono riusciti a mettersi in salvo, mentre altri, purtroppo, sono stati travolti dall'esplosione. I primi 3 corpi recuperati sono stati quelli di Mario Pisani, Pavel Petronel Tanase e Vincenzo Franchina. Pisani, un ex dipendente Enel originario di Taranto, avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 8 maggio. Era noto per la sua instancabile dedizione al lavoro. Tanase proveniva da Settimo Torinese. Aveva lasciato la Romania in cerca di opportunità migliori ed era sposato, padre di 2 gemelli. Lavorava sotto la guida di Pisani, il collega più esperto. Franchina, il più giovane del gruppo, aveva 36 anni ed era nato a Patti, Messina. Era un elettricista industriale e si era appena sposato nel maggio 2023, senza nemmeno poter festeggiare il primo anniversario di matrimonio. Dopo alcuni giorni di intense ricerche, è stato trovato morto anche Adriano Scandellari, che lavorava nella centrale idroelettrica da febbraio per eseguire una serie di collaudi in qualità di dirigente. Aveva da poco ricevuto la stella al merito per il lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il 12 aprile, 2 giorni dopo la tragedia, sarebbe dovuto tornare a casa a Roncaglia di Ponte San Nicolò, Padova, per riabbracciare la moglie, le figlie di 14 e 16 anni e l'anziano padre. Paolo Casiraghi, milanese, era un tecnico manutentore da oltre 30 anni. Era abituato a viaggiare molto per lavoro. Quella mattina del 12 aprile, il portiere del suo palazzo gli aveva telefonato per avvisarlo che era arrivata della posta per lui. Casiraghi aveva richiamato: «Ero 40 metri sottoterra, ora torno giù». Non è mai riemerso vivo. Le ultime 2 vittime sono Alessandro D'Andrea e Vincenzo Garzillo. D'Andrea, originario della provincia di Pisa, si era trasferito con la compagna nell'Interland milanese. Era noto per la sua grande abilità nel gestire situazioni complesse. Garzillo, napoletano, era un esperto nella riattivazione di macchinari delle centrali idroelettriche. Benché fosse in pensione da un anno, continuava a lavorare come consulente grazie al suo profilo altamente professionale. Questo lo aveva portato a trovarsi a Bargi. Ora non rimane più nessuno all'interno. La fase più dolorosa, il recupero dei dispersi, si è conclusa. L'inchiesta per scoprire la verità sui motivi del disastro continuerà a lungo. Se dovessero emergere delle colpe, i responsabili verranno puniti. Saranno necessarie ulteriori analisi e verifiche, comprese quelle sugli appalti e i subappalti. I sindacati hanno sollevato polemiche sulle condizioni di sicurezza. L'amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei, ha respinto le accuse. Non c'erano problemi. Il lavoro degli investigatori è appena cominciato.